Amici, ma soprattutto amiche di TV Luna, buonasera e ben ritrovati ancora una volta con l'unico vero appuntamento rigorosamente live con il calcio che conta. Ben ritrovati quindi con Luna Azzurra Stadio 2.0. 24 febbraio 2022, una data che purtroppo ai noi passerà alla storia. Siamo qui nonostante ci sia una guerra in atto, una guerra a poche centinaia di chilometri dal nostro paese che ci tocca da vicino, nei cuori, nell'animo. Ma il nostro compito è quello di raccontarvi le emozioni, quelle del campo, e anche il campo, il calcio e in generale lo sport è stato colpito da questa tragedia che improvvisamente si è abbattuta stamane sull'intero mondo. Buonasera e ben ritrovato a Carlo Iacono. Buonasera Lucio, buonasera agli amici da casa. Innanzitutto tengo a stringermi con te nel pensiero, no, verso gli amici ucraini, un paese che sta vivendo in questo momento un dolore molto profondo. Stasera però parliamo di calcio perché il Napoli affronterà il Barcellona per ottenere il pass per gli ottavi di Europa League e dunque dobbiamo concentrarci sull'appoggio che possiamo dare alla squadra come tifosi nell'ottenere questo grandissimo successo. È la notte delle stelle, è una notte che sa tanto di Champions League, sicuramente della prossima Champions League. Invece parliamo ancora di Europa League, il Napoli, come diceva Carlo Iacono, deve ottenere il pass per raggiungere gli ottavi di finale della Europa League. Si riparte dall'1-1 di andata, non c'è nessuna squadra in vantaggio in questo momento perché da quest'anno non esiste più la differenza reti per quanto concerne le reti segnate in trasferta, quindi una delle due squadre deve assolutamente prevalere sull'altra per poter passare il turno. Tra pochissimo le formazioni ufficiali, vi diciamo innanzitutto che si giocherà in una cornice di pubblico straordinaria perché praticamente c'è il tutto esaurito per quanto concerne la capienza del 75% della disponibilità al Maradona Stadio. E parlerei proprio e partirei dal ricordo di Diego Armando Maradona perché è inesorabilmente la sua notte, caro Carlo. Sì, è la notte di Maradona perché è stata una leggenda del Napoli naturalmente, ma anche un simbolo del Barcellona, ha vestito azzurrana dall'82 all'84 e quindi è stato ricordato, no, anche dalla squadra della Catalogna proprio nelle ultime ore sui social. Da quanto sappiamo verso il decimo minuto potrebbe esserci anche un momento di stop e di ricordo per Diego e quindi è bello, ecco, che si incontrino queste squadre. Mi piace anche un po' ricordare le parole di Spalletti che ieri in conferenza ha risposto alla domanda per chi tiferà Maradona e lui ha detto se fosse in vita lui si schiererebbe sicuramente e sono sicuro che si schiererebbe con noi. Sicuramente, senza alcun dubbio. E a proposito di Maradona, insomma, stonano un po' le dichiarazioni della vigilia di Xavi, che sicuramente non ha fatto nulla per ingraziarsi i tifosi napoletani, tutti quanti noi. Ha fatto un paio di dichiarazioni che poteva tranquillamente risparmiarsi, secondo me, il tecnico blaugrana, ma questo non per mettere del pepe o del sale a questa partita che sta per iniziare, calcio d'inizio, ve lo ricordo, alle 20:55, ma quando, insomma, dice che Messi è il più grande di tutti nella storia, prima di Maradona, insomma, io tendo a storcere il naso. Xavi sarà sicuramente, credo, condizionato dai tanti anni di spogliatoio condiviso con Messi, stiamo parlando di uno dei giocatori più forti della storia sicuramente perché ha fatto cose incredibili con la maglia del Barcellona, però non sembra mai aver avuto la personalità, il carisma e la grandezza che aveva anche Maradona nei confronti della squadra, dei compagni, anche degli avversari. Secondo me ha steccato anche quando dice se il Barcellona esce con il Napoli è una sconfitta ingloriosa e storica da questo punto di vista per il Barcellona. Se esce questa sera contro il Napoli, secondo me in questo momento storico il Napoli come rosa è superiore a quella di Barcellona o quantomeno se la può giocare. Ah, guarda, io penso che lui poi alla fine non lo pensa davvero fino in fondo, nel senso che lui è tornato a Barcellona per ricreare un ambiente vincente, una mentalità vincente, ha bisogno di infondere dei ragazzini perché poi ci sono tanti giovani in questa squadra, di una nuova mentalità che prende le radici dalla tradizione. Quindi quando dice queste cose secondo me lo fa anche per, no, ricreare quell'atmosfera che c'era nello spogliatoio del Barcellona degli ultimi anni. Mentre parliamo, Carlo, si stanno giocando altre partite d'Europa League che riguardano anche le italiane, con l'Atalanta che è in vantaggio in questo momento contro l'Olympiacos e quindi certifica al momento il suo passaggio agli ottavi di finale. C'è il pareggio della Lazio contro il Porto, questo risultato estrometterebbe la squadra di Sarri dal prossimo turno di Europa League perché ricordiamo che all'andata la partita è terminata 2-1 in favore dei portoghesi, quindi la Lazio è tenuta quantomeno a segnare un altro gol per poter andare ai supplementari. Non siamo ancora in grado di darvi le
formazioni ufficiali perché non sono stati sciolti gli ultimi dubbi. Carlo, per quelle che sono invece le voci che girano intorno alla formazione di Luciano Spalletti, ci dovrebbero essere dei recuperi importanti in casa Napoli, soprattutto dopo l'ultima prestazione contro il Cagliari che ha lasciato un po' di strasci, qualche polemica e soprattutto un certo malumore nella tifoseria nei confronti del tecnico toscano. Dovrebbe sì. Farcela di Lorenzo dal primo minuto, ci dovrebbe essere anche il recupero di Lorenzo Insigne, del capitano, così come l'impiego di Fabian e Osimhen dal primo istante di gioco. Sì, l'unico ad uscirne sconfitto davvero da Cagliari alla fine è stato Malquit, perché ha rimediato una lesione al solio, no? E quindi questo lo terrà fuori dai campi almeno per 3 settimane. Per quanto riguarda la formazione titolare, noi non ce l'abbiamo adesso quella ufficiale, però dovrebbe essere quasi delineata, perché Meret andrà tra i pali a sostituire Ospina, ha giocato anche l'andata e sarà di nuovo in campo. Poi sulla destra, come hai detto tu, ha recuperato Di Lorenzo, i due centrali di difesa saranno Rahmani e Koulibaly. Sulla sinistra dovrebbe agire Mario Rui, a centrocampo Fabian riparte dal primo minuto e sarà appoggiato da Demme, e dietro la punta, che è Osimhen, che sta bene, non ha più problemi al ginocchio, dovrebbero agire Zielinski in via centrale, e sulle fasce Elmas a destra e Insigne sulla sinistra. Poi magari all'ultimo minuto Spalletti ci sorprende e schiera Politano, però questa dovrebbe essere la formazione. Perché lo ricordiamo, Politano è stato convocato da Luciano Spalletti, quindi è abile e arruolabile per il match. C'è un recupero anche per loro, però è importante, perché loro hanno recuperato Arauco, il difensore centrale che non ha giocato all'andata perché ha giocato Eric Garcia. Arauco è molto importante perché è una compagnia perfetta per Piqué, un centrale molto più aggressivo, quindi permetterà al Barcellona di stare ancora più avanti rispetto a quanto abbiamo visto al Camp Nou. Piqué che ha salutato i tifosi del Napoli all'uscita dell'hotel Vesuvio sul lungomare di Napoli, è lì che alloggiava il Barcellona in questa 2 giorni napoletana. E a proposito, tra poco vi testimoniamo un po' con delle immagini che ha registrato per noi il direttore responsabile di TV Luna, Angelo Pompameo, del clima che si respira intorno alle due tifoserie, un clima davvero pacifico, bello, colorato, tra le altre cose sono due tifoserie molto calienti da questo punto di vista e molto sportive, come quella napoletana, così come quella blaugrana. Tra poco vi facciamo vedere le immagini, così come tra poco apriamo anche il filo diretto con i tifosi 0817281414 in attesa di collegarci con l'esterno del Maradona, dove stanno affluendo circa 42.000 spettatori per un traffico praticamente pazzesco che non si vedeva da settimane ormai in città per andare ad assistere ad una partita del Napoli, e nel traffico è rimasto anche imbottigliato il nostro speaker ufficiale zio Dino Piacenti, che tra poco ritroveremo in collegamento diretto. Salutiamo gli amici che ci stanno guardando, siete in tantissimi anche questa sera, tra gli altri c'è il dottor Salvatore Isaia, amico storico di TV Luna, che vado a salutare, e apriamo il filo diretto con i tifosi. Pronto? Ciao, buonasera. Buonasera carissimo, come stai? Antonio da Castellammare, volevo fare una domanda al tuo collega. Certo, a Carlo, è tutto tuo, vai. Sì, a Carlo che ne capisci di calcio, è l'unico che ne capisce. Grazie, infatti non capisco una minchia. Ma sta pure quell'altro amico tuo, pizzaiolo, che ha fatto solo pizzaiolo. Lui? Pure lui, sì, pure lui. Allora, certo. Signor Carlo, lei vuole fare 3 domande. Sì, addirittura 3. La prima, perché diciamo non fa giocare Zanoli? Perché non fa iniziare dal primo minuto Osimhen? E poi, secondo te, se ancora Insigne è un giocatore del Napoli, visto quello che sta combinando, cioè è assente dal gioco, dal terreno, io lo vedo assente, non lo vedo più come una volta, secondo te, se queste mie osservazioni sono giuste, e secondo te, se non fa giocare Osimhen dal primo minuto, secondo me Spalletti vuole far perdere il Napoli, io penso questo, ecco, va bene. Perché tu ti riferisci ovviamente alla partita contro il Cagliari di lunedì scorso, ovviamente. No, anche quello, sì, io non l'ho capito, perché non l'ha fatto giocare dal primo minuto, io non l'ho capito questa cosa qua. Perfetto, parola a Carlo. Campione, quello se lo tiene in banchina. Cioè, ma quelle sono cose da cacciarla uno del genere, capito? No, per me, Ho capito, però se Danilo Coppola deve fare il pizzaiolo, probabilmente Spalletti deve fare l'allenatore, ognuno è suo. Non lo so, però Danilo Coppola da fare un pizzaiolo, però poi glielo dici tu. Sarò così, sarò così. Un abbraccio, va bene? A te, ciao amico mio. Allora, Carlo, rispondiamo.
Sì, la prima perché non gioca Zanoli, perché è un problema tutto italiano, secondo me, quello di non puntare tanto sui giovani. Probabilmente se Zanoli giocasse in Premier o in Bundesliga avrebbe più minuti nelle gambe rispetto a quanto può accadere in Italia, e quindi Spalletti, quando non gioca Di Lorenzo, perché ricordiamo che Di Lorenzo gioca sempre praticamente, è uno stacanovista, quando non gioca Di Lorenzo preferisce l'esperienza di Malquit che Carlo viene... perdonami, ti interrompo, perché è appena arrivata la formazione ufficiale del Napoli con Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, Koulibaly e Mario Rui, Fabian, Demme, Elmas, Zielinski, Insigne ed Osimhen. Praticamente la formazione che ci aspettavamo. C'è anche quella del Barcellona con Ter Stegen tra i pali, Dest, a differenza dell'andata dove Dest sedeva in panchina dal primo minuto, Arauco, Piqué, Jordi Alba, De Jong, Busquets, Pedri, Adama Troé, Aubameyang, che gioca dal primo minuto, e Ferran Torres. A te. Sì, per quanto riguarda la formazione del Napoli, alla fine è quella che ci siamo detti prima. C'è Osimhen titolare, no? Anche per rispondere alla domanda da casa. E Osimhen non è stato titolare a Cagliari soltanto in via precauzionale, perché si aveva paura che la botta presa prima dell'andata col Barcellona poi potesse avere delle ripercussioni sul lungo termine. C'è Insigne, quindi c'è un ritorno questo del capitano dopo l'infortunio che l'ha tenuto fuori a Cagliari, e rispondo alla domanda che voleva appunto il calo di prestazioni di Insigne. Io l'ho sempre detto, o almeno questo è il mio parere, Insigne sta giocando troppo lontano dalla porta, a 40-50 metri dalla porta, è sempre costretto a rincorrere gli esterni avversari, e per un giocatore col suo fisico è quasi impossibile poi dopo essere lucido per gli ultimi metri. Venendo anche alla formazione del Barcellona, però resta il fatto, Carlo, che ovviamente la gestione del caso Insigne e della mancata è stata sbagliata, sì, è stata sicuramente sbagliata, porta sempre poi a pensare tra virgolette che male si stia trattenendo del capitano. Però non credo, ecco, che lui voglia lasciare Napoli con questa sensazione, cioè, non penso che il ragazzo abbia questo. E per quanto riguarda il Barcellona, ci sono anche dei cambi in formazione. Loro, tu hai detto Dest, ma lo stesso De Jong, se non erro, all'andata non c'era nella formazione titolare perché giocava con Busquets, Gavi e Pedri. No, in realtà non c'era Busquets. Nico González. C'era González, c'era, esatto. Nico González con De Jong, De Jong c'era, e Pedri, e non c'era Busquets. Adesso ci sono Busquets e De Jong, quindi due registi. E Pedri che li accompagna, Dest che è sicuramente un terzino molto più aggressivo rispetto a Mingueza, che è più centrale di difesa. Tra le altre cose, molti dicevano che giocasse dal primo minuto Dembélé, invece non è così, e Dembélé resta in panchina pronto a subentrare. Esatto, quindi vedo un Barcellona davvero 4x4, ecco. Esattamente, sì, è vero, vuole assolutamente vincere questa sera per passare il turno la squadra di Xavi, ma ovviamente la stessa cosa vorrà fare quella di Luciano Spalletti. Ritorniamo al telefono, pronto? 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 Buonasera, salve, con chi parliamo? Senti, con Lino. Lino, scusami, Lino. Perdonami, dimmi tutto. Ciao Lino, buonasera. No, non fa niente. Senti, stasera il Napoli vince. Bravo Lino, bisogna essere positivi. Senti, ci sono delle persone strane di tifosi del Napoli. Ieri Spalletti ha detto siamo complete, ma forse la gente si credeva di cocco pizza. Complete, sai che significa? Che giocano tutti. Completi. Io rido, la bocca di rido. Non si dicono le parolacce, Lino, non si dicono le parolacce. Napoli stasera vince 3-1. Va bene. Chi segna, Lino, vai? Se siete un po'. Un bacio allo dirà a Giuiz all'andata, facevo ridere. Speriamo, Lino. Speriamo di continuare a ridere dopo la partita. Ciao Lino, grazie per aver chiamato. Aspetta. Dica. Vai. Aspetta. Vai. Aspetta. Secondo me un Napoli, un primo tempo ci chiamano prima a lui. Tatà, così, d'amblè, senza sapere né leggere né scrivere. E nel secondo facciamo il terzo, ovviamente. Ti contenta, no? Certo, ci metterai la firma. Ciao Lino, un abbraccio, ciao amico mio, ciao. Continuiamo con le vostre chiamate, 081-728-1414, quando mancano
meno di 60 minuti, meno di un'ora all'inizio del match tra Napoli e Barcellona. Lo ripetiamo ancora una volta, cornice di pubblico straordinaria questa sera, 42.000 presenze al Maradona Stadium che hanno fatto sì che letteralmente impazzisse il traffico della città. Pronto? Duccio! Eccolo, grande Domenico, come stai? Bene, tu? Sei pronto per il grande evento di questa sera? Sì, Duccio, sì. Bene, ovviamente, rigorosamente qui in diretta sul canale 14 del Digitale Terrestre, solo e soltanto TV Luna, è vero Domenico? Duccio! Vai! Ma quante persone a Maldono? Ce ne sono tantissime, Domenico. Tutto esaurito, 75% di capienza, uguale 42.000 presenze. Chi hai capito? In difesa, poi già segnare, Duccio. Chi c'è? Non ho capito. Koulibaly e Rahmani. Ah, in difesa, Koulibaly e Rahmani. Koulibaly e Rahmani con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. Tra poco te la ripetiamo, Domenico. Un abbraccio, ci vediamo ovviamente domenica dalle 19.30. Ciao amico mio, quando giocheranno Lazio e Napoli. Tra le altre cose ci sarà un'esclusiva di TV Luna e di Luna Azzurra Stadio in diretta. Non perdetevi l'appuntamento di domenica sera in occasione del match contro l'ex di turno, il grande ex, ossia Maurizio Sarri, che per il momento impatta 1-1 contro il Porto in casa quando siamo giunti al 48esimo minuto del secondo tempo. Quindi per il momento la Lazio sarebbe fuori dall'Europa League, e Porto che va proprio in questo momento vicinissimo al gol del raddoppio che forse avrebbe messo la pietra tombale sulla qualificazione della squadra biancoceleste. Sarebbe stato ancora più fuori perché c'è stata un'occasione pericolosissima per il Porto. Ritorniamo al telefono, pronto? Pronto? 0817284114. Buonasera, sono Andrea da Caserta. Eccolo Andrea, carissimo, buonasera, ben ritrovato. Caro Carlo, stasera c'è una bomba ecologica. Penso della guerra che ci sta tra l'Ucraina o... Ecco, non parliamo di bombe, che è meglio, va. Caro Carlo e caro mio, oggi è il mio compleanno. Questa è una bombazza proprio, Abbiamo tanti auguri. E tanti auguri lo facciamo dopo, glielo facciamo quando arriva il maestro Colantuno. Tanti auguri Andrea, quante primavere sono? Dimmi un po'. Caro, sono 67. 67, è un giovincello, è un giovincello. Caro mio, ti sì. Posso dire, la casa è aperta a tutti. Grazie Andrea. La mia soddisfazione è per lo stop di tutto il Servirone. Grazie, io immagino che tu voglia un regalo soprattutto dal Napoli questa sera. No, io non voglio niente regalo, no, non mettiamo, io già mi sono dimenticato per la partita di Cagliari, perché quello che è successo a Cagliari, e mai mettiamo una pietra su, ti posso dire una cosa, io ho una bomba ecologica. Ecologica? Lo sto seguendo da per tutti. Chi è? Si chiama la bomba, bomba sarebbe Fabbri, è un terzino sinistro, Fabbri. È un terzino sinistro che giove nel sud di Roma, che sta prima classificato. Caspita, nel sud di Roma è pescato stasera, mamma mia Andrea, sei un grande. Ce lo segniamo Fabbri, perché se questo diventa un grande calciatore l'hai scoperto tu. E ti posso dire solo questo, io a Carlo... A Carlo, posso dire solo questo, a Carlo ci voglio fare una domanda, un po' stretta. Poi vedo sul computer e poi mi dà una risposta. Oggi è un brano, la partita non la vedo, non la voglio vedere. Sai per quale motivo? Me la voglio vedere. Si deve dimenticare Cagliari, dobbiamo dire, Ospina ha fatto quella parola, ma ha salvato i risultati. Vero. È giusto, no? È vero, ti dico a tutte e tu che Dio vi benedica, forza Napoli! Ciao Andrea! Tanti auguri ancora, forza Andrea! Forza Napoli tre volte come sempre! Caro Andrea, occhio alla Lazio, a un centimetro dal gol dalla squadra di Maurizio Sarri. Ci abbiamo la pubblicità, prima però vi facciamo vedere la formazione in grafica del Napoli che è arrivata circa 10 minuti fa con Meret tra le pali, Koulibaly e Rahmani al centro della difesa, Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, Fabian e Demme, ovviamente ricordiamo le assenze in contemporanea e di Anghissà e di Lobotka, e poi a supporto di Osimhen giocheranno Insigne, recuperato Zielinski, ovviamente lì al centro come sempre, e il riconfermatissimo Elmas, nonostante l'opaca prestazione contro il Cagliari, ma di più non si può, anche perché insomma non è che ci siano tutte queste riserve poi in panchina. Anche quella del Barcellona con Ter Stegen tra i pali, Dest, Piqué, Arauco, ho sbagliato l'accento, Alba, Jordi Alba, De Jong, Busquets, Pedri,
Adama Traoré, Obama Young e Fernand Torres. Ripartiamo tra pochissimo, 2 minuti di pubblicità e poi ripartiamo da queste formazioni con le vostre chiamate. Ben ritrovati con Luna Azzurra Stadio, 50 minuti all'inizio del match tra Napoli e Barcellona. Tra poco vi ricordiamo le formazioni ufficiali, tra poco ripartiamo dalle vostre chiamate, ma credo che siamo finalmente pronti per testimoniare in diretta l'arrivo dei tifosi del Napoli, tantissimi, 42.000 presenze, e soprattutto vi testimoniamo l'arrivo finalmente di zio Dino Piacenti all'esterno dell'impianto di Fuorigrotta. Buonasera zio Dino. Capitano Pierri, buonasera a te, e io devo pubblicamente ringraziare le forze dell'ordine e della polizia che ci hanno fatto parcheggiare. Lucio, guarda, è qualcosa veramente di straordinario, un traffico pestilenziale per arrivare qui, c'è veramente tanto pubblico per questa partita importante, il ritorno naturalmente di Napoli-Barcellona allo stadio Diego Armando Maradona, tantissimi tifosi. Io mi precipito subito perché tu mi sguinzagli per capire subito l'emozione e soprattutto le sensazioni dei tifosi del Napoli. Allora andiamo subito e chiaramente andiamo a verificare i loro pronostici, quali sono per i nostri tifosi, chi ha il telefonino, chi parla, come finisce? Non c'ha la mascherina, però. Non c'ha la mascherina, com'è possibile? Finisce. Però c'ha la birra, eh? Sì, io sono molto scaramantico, però okay, mi auguro. Però metta la mascherina. Sì. Mi come finirà? Finisce e passiamo noi. Passiamo noi, meno male. Buonasera. Napoli passa, vince. Napoli passa, partita importante con il Barcellona, quindi 1-1 al Camp Nou. Diego Armando Maradona? 2-1 qui. Diciamo. Dai, sì, proprio. Allora, come andrà? 2-1 Napoli, sono fiducioso. Secco? Secco. Non diciamo chi segna, l'importante è passare il turno. Passare il turno, assolutamente. Passare sì. Il turno e poi ci aspetta la Lazio. Napoli sempre. Passa Napoli sempre. Allora, buonasera, siamo buonasera, emozionati, buonasera. Siamo forti, siamo positivi, non al Covid, speriamo dico bene, alla partita. Speriamo bene, sì, speriamo bene. Andiamo, no, andiamo avanti. Ci credono e questo è molto importante. Allora, pronti per questa partita bella? Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera, dico, come finirà? Sempre buonasera. Vinciamo 2-1. 2-1, quindi questo l'ha sognato stanotte, è proprio così. È così. Quindi c'è la giusta convinzione. Sicuro. Perché bisogna giocare bene, non bisogna fare. Bisogna veramente onorare la maglia. Una partita tosta. Però ce la faremo. Siamo cifre. Forza Napoli. Pubblico naturalmente che arriva. E io cerco anche di beccare, ecco qua, buonasera. Buonasera. Sera. Buonasera. Where do you live? Forza Varsa, buonasera. Di dove è lei? Forza Varsa. Da dove viene? Vieni qua, vieni. Da dove venite? Forza Varsa, buonasera. Ah, siete del Barcellona. Barcellona. Caspita, arrivati a Napoli stamattina. Napoli, di Barcellona. Varsa, guarda un po', abbiamo i tifosi del Barcellona. Forza Varsa. Vi piace il Napoli? De base. Forte il Napoli? Forse Napoli, forse Barça. Avete fatto una cosa molto bella a Napoli, avete dato la maglia numero 10 del Maradona. Che gana il migliore. Napoli 2, Barcellona 1. Maradona grande. No, Napoli 2, Barcellona 1. Napoli 1, Barcellona 2. No, no, no. Che simpatiche canaglie, Lucio. Che simpatiche canaglie. No, vabbè, erano simpatici, sai, abbiamo scherzato. Ho capito, sentivo... Buschetto, vuoi buscare? No, no, Buschè, hai ragione. Buonasera. Buonasera. Siamo fiduciosi stasera? Come no? Quanto siamo carichi? Tantissimo. Come finirà questa partita? 2-1. Tanto? 2-1. 3-1. 3-1. Per voi invece? 1-0. 1-0, quindi siamo fiduciosi, bisogna passare il turno. Abbiamo fede. Forza Napoli sempre. Sempre fede. Da quanto tempo siete qui? Siete arrivati un po' prima? Siamo c'era traffico? Siamo appena arrivati, certo. Il traffico è infinito. Avete dato traffico anche voi? Molto, moltissimo. Abbiamo beccato anche noi, quindi... 5 corsie a Napoli, sempre. Anche quelle. Signora, buonasera, come siamo messi stasera? Siamo messi bene. Siamo fiduciosi, eh? Sì, sempre. Lei è proprio tifosa del Napoli? Sono stata anche a Barcellona. Sei stata anche a Barcellona al Camp Nou 1-1. E stasera come finisce il Diego Armando Maradona? 2-0. Buona partita. Forza Napoli, no? Forza Napoli sempre, eccoci qua, buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera, come ti chiami? Samuel. Dillo di come ti chiami? Samuel. Come finisce Samuel, Napoli-Barcellona?
5-0. La cinquina. Allora, è una partita importante questa, bisogna vincere per passare il turno. Eh sì, è importantissimo. Abbiamo fatto un mezzo passo falso a Cagliari, adesso bisogna rimettere un po' tutto a posto. Noi veniamo da Cagliari apposta per vedere il Napoli. Venite da Cagliari? Da Alghero, dalla da Alghero, Lucio, da Alghero qui a Napoli a tifare Napoli. A tifare Napoli. In casa Cagliari tifavi Napoli lunedì. Ovviamente. Ma purtroppo che bello. È andata male. È andata male, però questa sera ce li facciamo, bisogna vincere. Per forza. Siamo fiduciosi? Per forza, sì. Aio, dalla Sardegna. Aio. Ciao, grazie. Dalla Sardegna. Allo stadio Diego Armando Maradona, noi cambiamo anche settore, Lucio, in modo tale faccio vedere quanta gente. Trapolino ci fa vedere una panoramica, ingresso tribune, ingresso family, altro gate, ci sono veramente tante persone, tante tifosi, tante tifose soprattutto. Buonasera. Buonasera. Siamo pronti? Prontissimi. Fiduciosi? Fiduciosi. Come finirà la partita? 2-0 per il Napoli. 2-0, quindi 1-1 a Barcellona va benissimo qui, benissimo, no? Va benissimo. Buona partita. Ciao, forza Napoli. Anche le signore hanno un ruolo importante. Sionino, chiedi un po' ai tifosi la Napoli, scelta, giusto? Del portiere questa sera è andata su Meret. Sicuramente. La scelta del portiere, chi gioca? Gioca Meret. Chi gioca? Sono Lucio d'accordo in porta? Con Luciano Spalletti, gioca Meret da primo minuto, Spina in panchina. Allora, un attimo, prima delle gare, gioca Meret questa sera, titolare, siete d'accordo con la scelta di Spalletti? Sì, speriamo bene, sì. Meret? Sì, sì, sì. Meret? Sì, comunque sì. Bisogna... Il tuo nome? Leonardo. Leonardo. Leonardo, sei tifosissimo del Napoli? Assai. Assai, assai. Come finirà la partita? 3-1. Tu sei tifoso del Napoli? Sì. Come ti chiami? Enza. Mi credi? Forza Napoli? Sì. E dillo qui. Forza Napoli. Che belli che siete, che belli che siete. Allora, andiamo a chiedere naturalmente anche questo, caro Lucio. C'è Meret titolare in porta, vediamo se sono d'accordo anche con le scelte tecniche del nostro Spalletti. Forza Napoli? Forza Napoli. Forza Napoli sempre? Sempre. Allora, siete d'accordo con la scelta di Spalletti di schierare dal primo minuto Meretti in porta? Sì, anche perché ha giocato già l'altra e quindi secondo me si può trovare bene adesso. Quindi scelta giusta per Spalletti? Sicuramente, sempre. Sicuramente. Spalletti ha scelto, stiamo vedendo la formazione, eccola qua. Loro. I nomi? Lorenzo. Nicola. Allora, siete d'accordo voi che giochi Meretti dal primo minuto in porta? No. No? Meglio Spina. Meglio Spina, dice lui. Attenzione Lucio, e tu? No. No, quindi volevate Ospina stasera? Sì. Vediamo papà che dice. Ma più o meno, secondo me si equivalgono. Quindi. Si equivalgono entrambi. Come finirà la partita? Non si dice. Non si dice. Come finirà? Non si dice. Si dice o no? Spero Napoli. Spero Napoli, che carino che sei. Spero Napoli. Poi stasera, Lucio, ho letto un po' le informazioni, ma arbitra uno di una nazionalità russa la partita Napoli-Barcellona, sì, giusto? Sì, mi confermi? Da questo punto di vista, anzi, qualcuno addirittura voleva che le squadre, sia Napoli che Barcellona, si unissero nel destituire in qualche modo l'arbitraggio e quindi far sostituire l'arbitro russo. Noi siamo molto preoccupati, Dino, insomma, sappiamo della preoccupazione ovviamente che stiamo vivendo tutti quanti per questa... vicenda angosciosa che purtroppo dalle 4 di stamane è diventata realtà, dicevo, facendo un ponte tra quello che sta accadendo in Ucraina e il calcio. C'è stato poco fa il raddoppio dell'Atalanta con Malinovskyi, il quale, che è un giocatore ucraino, e ha mostrato una maglietta, credo, contro la guerra, perché sono riuscito a leggere no war, qualcosa del genere, da parte di Malinovskyi. Io sono sempre fiducioso, capitano, che si possano spegnere quanto prima questi primi segnali, perché veramente è drammatica. Già pensare alla parola guerra, war, non ci appartiene. Dopo 2 anni di pandemia, anche la guerra, no, che comunque fa male a tutti, fa male a chi la sta facendo, a chi subisce, a tutti. Quindi auguriamoci nel buon senso, naturalmente, di poter ripristinare quanto prima la vita normale. E ti dico, Zio Dino, mentre parli, Malinovskyi ne ha fatto ancora un altro bellissimo, tra le altre cose, proprio perché insomma bello, è un segno che si vuole dare al mondo intero, con Malinovskyi che scaglia una saetta, una sorta di missile, ecco, mi piace dirlo. Mi rituffo nei tifosi. Vai. Qua, buonasera. Buonasera. Nome? Giacomo D'Arte. Forza Napoli, Giacomo. Forza Napoli. Allora, forza Napoli. Forza Napoli. Ti presento anche Victor, eccolo qua.
Ciao Victor! Come va? Come va? Tutto ok? Tutto ok, tutto ok. Allora, siamo pronti per questa partita che è importante. Sempre, sempre. Determinante. 1-1 al Camp Nou, Barcellona-Napoli, qui Napoli-Barcellona, Diego Armando Maradona. 1-0. E poi 1-0, quello che è bello a Cazzimma. Esatto. 1-0 a Cazzimma, Napoli-Barcellona. Ma buonasera! Ciao. Guardate lì, mi gridate Forza Napoli, 1-2-3. Forza Napoli! Come finisce stasera? 2-0 Napoli. 2-1? Annaggia, gli dai un gol al Barcellona? Sì. E due al Napoli? No, non è meglio 2-0? Ancora meglio. Ancora meglio, diciamo, no? Allora, buonasera. Buonasera. Che bello, siamo nei gate della family, tutta la famiglia della partita. Signora, lei è tifosa del Napoli da quanto tempo? Da quando sono nata. Da quanto è nata? Lei è d'accordo che mister Spalletti dal primo minuto schiera Meretti in porta? Sì, è un buon, ecco, il marito è un buon, sì, sì. No, cioè, hanno fiducia sia di Ospina che di Meretti. Insomma, hanno fiducia sia di Ospina che di Meretti. Però il tecnico ha scelto Meretti dal primo minuto. È perché all'andata pure giocò, se non mi sbaglio, Meretti. Forse è il portiere delle coppe e o quindi... un portiere, diciamo, Spalletti un po' scaramantico. Anche quello. Come finirà, signora? 1-0 com'è? Per noi, chiaramente, lo dico, 1-0 per il Napoli. Sì, sofferto, per il Napoli. 1-0. Sofferto, dice lui, sofferto. Forza sofferto. Napoli. Forza Napoli. Ma buonasera, i vostri nomi? Gabriele. Salvatore. Ma siete tifosissimi del Napoli, piccoletti ma tifosi del Napoli. Chi vince stasera? Napoli. Quanto vince? 3-2. Ma no, 3-2 gol gli diamo a Barcellona? No, e soffriamo così. Sì, ma prima tutte e tre Napoli e poi... Ah, prima fa 3 gol il Napoli, Lucia, poi ne fa 2 il Barcellona. Ma quanto sei bello, il tuo nome? Gabriele. Mi gridi Forza Napoli? Forza Napoli. Bravo, determinato, ci fa soffrire però suo figlio, cioè, prima ne facciamo 3 noi, poi 2 le diamo al Barcellona. Sono noi 3 e basta, va bene? Noi 3 e basta così. Come sta giocando il Napoli, ti piace? Allora, non molto, perché perdere, cioè pareggiare contro il Cagliari è stato veramente brutto, però abbiamo molto, cioè è un buon risultato, abbiamo portato a casa un buon risultato, anche se non me l'aspettavo dal Napoli. E inizio campionato stava dando molte soddisfazioni a noi tifosi, però poi sta scarseggiando. No, ragazzo, caro Lucio, piccoli cronisti nascono. Fantastico il ma tuo nome. Il numero di telefono l'anno prossimo lo mando in esterna Forza a posto Napoli. Tuo. Aspetta, dopo prendiamo i connotati con papà e mamma, vieni in studio a commentare le partite, va bene? Complimenti. Sì, grazie, grazie. Qualcosa di fantastico, Lucio. Sono preparatissimi questi ragazzi. Studiano la materia calcio più dell'italiano, della matematica, della storia e della scienza. Buonasera. Ma vince 4-0. Ma dillo lì. Ma vince 4-0 per il Napoli. 4-0 per il Napoli. Con questa presunzione il Barcellona è finito senza Messi. Dillo lì, vieni qua. Il Barcellona è finito senza Gridalo. Messi. Il Barcellona è finito senza Messi. Ma sto bambino. Ma incacchiatevi di bambino, più. Sto bambino. Il Barcellona è finito. Chiedi un po' se di cognome fa Putin. È questo, che... è figlio di Putin, secondo me. Questo è un gran figlio di Putin, secondo me, sto bambino. Vieni perché qua, vieni qua. Ma tu sei qualcosa di... Ma tu sei proprio... Ma sei fantastico. Sì. Ma qual è la materia che ti piace di più studiare a scuola? Italiano. Io pensavo il calcio. Non è vero, matematica. Matematica. Che è il calcio del Napoli che ti piace di più? Ospina. E in porta gioca Meret stasera. La difesa. Oggi me? Vabbè, sì. Forza Napoli? Sì. Buona partita, sono veramente favoloso. Buonasera. Entrate tra poco, buonasera. Siamo pronti? Sì, sì, carichi. Siamo carichi, abbiamo letto la formazione? No, stavo vedendo i Green Pass. C'è mera... Stavo vedendo i Green Pass. Non si carica. Allora, immagino siamo pronti. Che non mi fanno entrare. Siamo pronti? Sì, sì. Visto Green Pass apposta, altrimenti quello da fare c'è un regolamento interno allo Stato. Napoli, sempre. Chi segna? Victor, per gli amici Victor Osimhen. Lucio, sono straordinari, veramente straordinari. Abbiamo un aggiornamento importante. Lazio con un piede e mezzo fuori dall'Europa in questo momento, perché arriva il vantaggio del Porto contro la squadra di Sarri, prossimo avversario del Napoli. Per cui Porto 2, Lazio 1, quando mancano 23 minuti alla fine, e sarebbe la prima squadra italiana estromessa dalle competizioni europee in questa tranche, ovviamente.
diciamo, Lucio, a noi interessa che in campionato il Napoli vinca contro la Lazio, ma una squadra italiana che esce da un campionato europeo ci dispiace un po', sperando che possa, però poi domenica naturalmente Lazio-Napoli, noi vogliamo che il Napoli vinca anche lì. Dino Piacenti, lo speaker ufficiale dei tifosi, stato Diego Armando Maradona, ancora ci intrufoliamo con i tifosi che sono prontissimi, guarda che outfit Lucio, guarda che outfit, guarda questo signore col cappello qua. Buonasera. Buonasera. Napoletano? No, greco. Greco. Tifoso del Napoli? I like Napoli. I like Napoli, perfetto. E allora, com'è la sensazione questa sera il Napoli col Barcellona? I think Napoli. Vince il Napoli, no? Vince. Qua invece abbiamo... Napoli. Napoli. Napoletano. Napoletani dalla Grecia o napoletani qua napoletani? Napoletani dalla Toscana, dalla Toscana. Napoletani dalla Toscana. Greek is Greek name. Napoli is Greek name. Partenope is Greek name. Napoli sempre, always. È un nome Napoli, greco, Napoli dice che è un nome greco. È un nome greco. Neapolis. È un nome greco. È un nome greco. Sì, perdoni, Neapolis questo cappellino l'ha preso in Grecia o a Napoli? A Napoli. L'ha preso a Napoli il cappellino. Chi segna stasera? Non capisci, gol, chi segna? Gol 1-0. 1-0? Meno male. 1-0, Lucio, 1-0. Tu devi imparare a dire weekend dance in greco, devi imparare il greco. Partita importantissima quando era una bella squadra. Andare senti, in campo. Senti, Rudy Kroll, senti. Andare senti. In campo con il piglio giusto come il primo. Mi sta toccando la spalla, non mi tocchi. Attenzione. Oh. Mi tocco. Come il primo tempo di Barcellona, io stavo là a Barcellona. Alza la mascherina, la sono esce fuori, mettiamo la mascherina per. Ecco qua. Come il primo tempo di Barcellona, il primo tempo è stato là molto bello. A Barcellona ha giocato sì, bene. Vero. Speriamo che faccia la stessa prestazione. Certo. E che. E che la saluto adesso, forza Napoli! Forza Napoli! La saluto, mi perdoni, abbiamo un sacco di persone che vogliono parlare con noi, che sono tifosi, aspettano qui. Allora, la sensazione qual è questa sera? È bellissima, una bella. Se lo dica, si tolga, una bella emozione, bella emozione. Come finirà? No, non mi fa parlare, è meglio che non parliamo. Non parli, come sto non parliamo. Va bene, vinciamo stasera. E meno male, non parliamo. Ma qua non funziona niente. Non funziona, aspetta, aspetta, siamo a parlare. Cosa non funziona? Ne posso. Prego. Solo a Napoli. Guardi, lo dica lì al telefono. Fa ancora questo qua, solo a Napoli. Che succede? Alti stadi, telefono in mano, entra. Abbiamo il cartaceo ancora qui. Bravo. Purtroppo c'è così, no, perché non. Non è così. Quindi col foglio per entrare. Pure alle 9:15, non vediamo niente, no? Tu ce lo dai in mano a lui, lo guarda, fa, invece con il telefono là sotto. Così chiaramente si perde tempo e non si riesce a entrare giusto in campo per vedere. Siamo rovinati. Però abbiamo parlato. Parliamo. Forza Napoli. Forza sempre. Forza Napoli. Che è il problema, il foglio, Lucio, capito? In altri stati, telefonino, sì, sopra, ma invece fatto sta che carta canta è verba volant. Ecco, glielo dico, mi perdoni. Lucio Pierri in studio dice va bene, ci sono queste difficoltà, però carta canta. Sempre carta. E allora cantiamo. E allora siamo a cantare, siamo a parlare. Siamo a cantare. Mi perdoni allora, Lascia mai con me, sai. Siamo a cantare. Cantammo. E allora siamo a cantare. Cantammo. Un giorno all'improvviso. Bravo, zio Dio. Siamo a cantare. Mi batteva. Non capisci di perché. Più forte, non si sente. E non ho tornato. NASA. Allora, entriamo, guarda. Lucio, c'è un'atmosfera fantastica, guarda. Sì, sì, la banda è bella. Vedere la partita dallo stadio stasera. Oh, eccoci qua. Entriamo in un altro settore. Buonasera, siamo pronti? Buonasera, prontissimi, siamo tesissimi. Da dove viene lei? Noi veniamo da Lecce. Da Lecce, dal profondo sud, dalla Puglia, bellissima regione, tifosi del Napoli. Tifosissimi. Allora, il risultato fanatici. Da Lecce qual è? No, non lo dico perché io è meglio che non lo dico. Non lo diciamo però, vinciamo. No, noi siamo qui per quello, però non dico il risultato. Ha capito, lei qui sta in processione per entrare, però un pronostico della partita mi dica vinciamo, assolutamente, no? Preferisco non dire La nulla. Signora ha detto non dire nulla, altrimenti comando io, vero signora? Non si dice nulla. È vero. Però siamo positivi. Sempre. Ovvio. Viva la Puglia. Sempre. Grazie, arrivederci.
Un saluto alla Puglia, siamo proprio all'esterno delle tribune, Tribuna Family, con Luna Azzurra Stadio. Mi raccomando, numero 14 del telecomando, la vera partita del Napoli è qui. Zio Dino, ma Tribuna Sponsor nelle coppe quando si gioca. Non mi hai beccato ancora uno sponsor non in diretta. Non ho capito, socio. Tribuna Sponsor, dove sta? È vero, quindi dai, vai, vai, lanciati subito. Dov'è? Tribuna Sponsor, vai. In vai tribuna? A vedere. Certo, Tribuna Sponsor. Dov'è la Tribuna Sponsor? Diamo Tribuna. No. Vai, 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 vai. Io nel frattempo prendo per un attimo la linea. Tra pochissimo torniamo all'esterno dello stadio. Ci hanno raggiunto intanto in studio, per cui pregherei il maestro Colantuono, il cui di dietro non fa per niente bene agli ascolti, ma soprattutto al mio cuore, di spostarsi perché sta montando tutto l'impianto lambardando per poter suonare poi durante la partita. Buonasera e ben ritrovato a Michele Chianese. Questa sera sostituisce Danilo Coppola, a cui va l'immenso abbraccio di tutta la famiglia di TV Luna, così come l'abbraccio lo estendo a tutta la famiglia di Danilo Coppola. Esatto, io mi unisco a te, ciao Danilo, a tutta la sua famiglia e ciao a tutti i tifosi del Napoli, ne sono tanti, c'è un traffico esagerato, che bello però, che bello, significa che il Napoli stasera avrà il calore del suo pubblico. Sicuramente, 75% di capienza questa sera possibile allo stadio e ci sono 42.000 persone, ossia il tutto esaurito. E a proposito di numeri, buonasera al signore dei nostri numeri, ossia al patrono di Full Slot, buonasera a Dario Tudisco. Buonasera, buonasera anche io, mi unisco insomma ai saluti e l'abbraccio a Danilo e famiglia e poi fammelo dire stasera allo stadio Diego Armando Maradona. Dico, lei mi deve fare un regalo personale. Anche tu. Lei mi deve guardare in camera perché altrimenti sì. Mi scrivono gli amici da casa e mi dicono certo, ma quello certo. È strano, perché vedi, guarda, sono così. In alto. Certo, certo. Che no, guarda, perché io ho delle apparizioni dovresti averlo. C'ha ragione. Dicevo, allo stadio Diego Armando Maradona giocano Napoli e Barcellona, sono state ovviamente le due squadre che hanno segnato la carriera del più grande giocatore di tutti i tempi, quindi stasera secondo me una partita emozionante anche nel ricordo del Dios. Per quanto riguarda le quote, quote che sono in bilico secondo i nostri quotisti, certo, Barcellona leggermente favorito, quota 2,50, X 3,45, quota Napoli è 2,80, quindi quote non molto diverse. 2,50 e 2,80, io il pareggio ovviamente non lo prendo nemmeno in considerazione, 3,45. Anche perché poi si va a supplementare se c'è pareggio. Esatto, partita, quota molto bassa quella del gol, 1,65, quindi i nostri quotisti stimano che ci sia un gol, almeno un gol da entrambi le parti. Under e over sono abbastanza simili, quota 1,95 per under, over 1,85. Per quanto riguarda invece i marcatori, Osimhen, quota 2,75, è il marcatore più probabile per il Napoli, Insigne a 3, Zielinski quota 5, Fabian 6. Aubameyang invece per quanto riguarda il Barcellona è il probabile marcatore, seguito da Fernando Torres a 3,25, Dembélé 3,75, Pedri 6. Abbiamo deciso di quotare questa quota particolare oggi, parliamo proprio di Carlellini, sono due squadre molto tecniche, quindi ci saranno più di cartellini? La quota è no. Saranno delle squadre tecniche, si prevede che non ci saranno, quindi molti falli particolari e poi i cartellini. E quindi lei mi chiama in causa l'arbitro. E a proposito di arbitro, Carlo Iacono, chi arbitra? Sappiamo che è russo. Sì, innanzitutto voglio accodarmi ai saluti a Danilo, perché prima non ho avuto modo di farli. L'arbitro sì, è Sergi Karasev, che è russo. E uh-huh. Com'è è russo l'arbitro, è russa tutta la terna arbitrale, tranne i due assistenti al VAR, quindi diciamo che fa un caso, è un caso anche un po' geopolitico questa certo. Partita, perché anche sui social oggi abbiamo sentito tante persone chiedere al Napoli, al Barcellona di rifiutare la direzione di Calabria. Ricordiamo che domani probabilmente l'UEFA annuncerà il cambiamento della sede della finale di Champions League, che doveva essere San Pietroburgo. E sì, dobbiamo capire anche perché il 25 si terrà il sorteggio a Nyon per gli ottavi di Europa League e dovrebbe partecipare lo Spartak Mosca, perché è qualificato ai sorteggi e dobbiamo capire se sarà estromesso oppure gli sarà permesso di giocare in campo neutro. Intanto, per dare un aggiornamento su quello che sta succedendo in Ucraina, dicono che Kiev possa cadere in poche ore, perché i russi hanno conquistato anche Chernobyl e quindi sono sempre di più all'interno del paese. O tra le altre cose pare che abbiano bombardato acque di silos che contenevano le scorie di Chernobyl, della tragedia di tanti anni fa. Insomma, ragazzi, parliamo veramente di una tragedia che è molto più vicina di quello che noi possiamo pensare. Immagino. Sotto tutti i punti di vista, e geopolitici ed economici, per quelle che poi potranno essere le conseguenze. A noi tocca parlare di calcio, quindi torniamo al telefono con i nostri amici telespettatori. Pronto? Pronto? Luce, buonasera. Caro Enzo, lei da oggi non è più il primate della nostra trasmissione. Lei è stato soppiantato da altre telefonate. Come è successo stasera? Dove è stato impegnato fino a questo momento? Anche io
Prego, prego. Anche? Mi voglio dare un abbraccio a Coppola, a Danilo Coppola, anche da parte mia. Bravo, bravo. Bravo. E volevo sapere tuo figlio come stava. Grazie Enzo, grazie per il pensiero. Purtroppo è ancora positivo al Covid. Qualche strascico ancora se lo porta, speriamo insomma possa negativizzarsi presto, ma soprattutto che possano stare bene tutte le persone colpite. Camma fa, Enzuccio, camma fa, che mondo stiamo lasciando ai nostri figli, camma fa, camma comunque, fa. Comunque stasera Napoli vince 1-0 e segnò Osimhen. Va bene, speriamo, speriamo Enzo, grazie, grazie davvero per la tua sensibilità, un abbraccio grande amico mio. Ci sentiamo dopo durante il prosieguo della partita. Ritorniamo all'esterno dello stadio. Centinaia e centinaia di tifosi ancora pronti per entrare in fila ai tornelli per superare prima insomma il Green Pass, la sosta per il Green Pass e poi finalmente per poter entrare nell'impianto. Zio Dino, ci sei? Lucio, eccomi qua, capitano. Eccoci. Guarda che panoramica, guarda quanti tifosi allo stadio Diego Armando Maradona. A quasi 30 minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Barcellona, il ritorno naturalmente dell'Europa League, ci piace tantissimo questa cosa, ce lo auguriamo che possa andare bene, sicuramente andrà bene, siamo veramente positivi tantissimo a questo incontro e poi seguire il Napoli che domenica poi torna in campionato contro la Lazio e l'altra domenica ancora in casa col Milan. Andiamo dai tifosi, Lucio, vediamo, sentiamo vai, un po' l'emozione. Vai. Il mio Giuseppe Trapolino l'ho fatto arrampicare sull'università, adesso è sceso Trapolino e andiamo a chiederlo anche a loro. Allora, siamo pronti? Sì, sì, prontissimi. Quanta emozione per questa sera col Barcellona? È moltissima, è alta, pressione alta, quindi 1-1 al campo, no, stasera bisogna vincere. Sì, sicuramente, sicuramente. Quindi siamo forti. Fortissimi, fortissimi. Forza Napoli. Forza Napoli. Allora, prego. Salve. Ecco qua, siamo un gemellaggio Napoli-Barcellona. Salve. Anche perché siamo allo stadio Diego Armando Maradona, Diego ha giocato sia nel Barcellona che nel Napoli, però il cuore è napoletano. Esattamente, sì. Allora, come finirà stasera? Ma io penso 2-0 per Napoli. Un bel 2-0 secco. Sì, sì. Sei d'accordo con Spalletti che schiera Meret dal primo minuto in porta al Napoli? Dino Zoff ha detto che i migliori portieri italiani sono Donnarumma e Meret. Affidiamoci a un grande campione come Dino Zoff. E se l'ha detto Dino Zoff che Donnarumma e Meret sono i migliori portieri, allora... Ci dobbiamo affidare. E quindi noi ci affidiamo. Spostiamoci chiaramente in diretta qui dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona per seguire anche un po' tutta questa processione di tifosi che arriva allo stadio. Allora, mascherina ragazzi, siamo in diretta su TV1. I nostri tifosi, il tuo nome? Raffaele, tu tifoso del Napoli, no? Io tifoso del calcio stasera. Tifoso del calcio. Prima del Napoli. Mentre ha degli amici di Barcellona che sono qui allo stadio. Tutti di Barcellona. Barcellona, mascherina anche a lui che li va. I vostri nomi? Mascherina, no, la sciarpa no, mascherina. Tuo nome? Pedro. Barcellona. Come ti chiami? Peravila. Forza Barça. Forza Napoli, bene, eccolo qua l'altro. Il tuo nome? Il mio nome? Io sono de Caserta. Tu sei de? Io abito a Caserta. Ma tifi Barcellona? No, ma perché io sono de Barcellona originalmente, però. Bella partita stasera, eh? No, io non capisco perché stiamo così se ho pagato 150 euro per un'entrata. 150 euro? No, 100 euro ho pagato io e lui mi ha dato i soldi. Avete capito, Lucio? Vabbè, andiamo con la partita. Noi siamo proprio all'interno, eccoci qua. Allora, buonasera. Hello. Mascherina, che voce baritonale, il tuo nome? Jörg, from Germany. You are speaking English? Yeah, Germany. Yeah. Naples? Yeah, of course. Yeah. Napoli, of course. Yeah. Napoli versus Barcelona. Napoli 1, Barcelona 0. Yeah, of course. Yeah. Next round for Napoli. Osimhen. Yeah. Do you like it? Yeah, of course. Which are the jokers in Naples do you like? Insigne, Victor, Osimhen, Petagna, Mertens. What do you prefer? Which player? Or what do you mean? Oh, I don't know the names exactly. Sorry.
And Lorenzo Insigne and Juley go away in Toronto, in Canada. Yeah. What? Really? Canada. Money. Yeah, of course, money. Always. Forza Napoli! Grande, 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 grande. C'è il mondo qua, Lucio, il mondo. Buonasera. Ciao, buonasera. 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 Allora, pronti per questa partita? C'è tanta emozione, quanti tifosi, stadio capienza al 75%, quindi una bella partita con tanto tifo napoletano. Assolutamente, anche perché diciamo che per anni abbiamo cavalcato campi di periferia, giocare con il Barcellona. Campi internazionali come al Camp Nou 7 giorni fa. Esatto. Adesso anche questo è uno stadio internazionale, cioè stadio intitolato a Diego Armando Maradona. Assolutamente, assolutamente. Speriamo bene perché ovviamente è una partita difficile, Napoli non è in grandissima condizione, però vediamo. No, la voglio un po' più determinata, un po' moscetto. No, no, assolutamente. Forza Napoli sempre. Ho la giusta tensione. Sempre e comunque. Forza Napoli. Bravo. Allora, un po' moscettino il tifoso. No, no, ma è la stanchezza del lavoro. È tattica, è tattica, è tattica. Allora, partita importante col Barcellona, bisogna vincere. Importantissima. Sperando che... Noi speriamo sempre, che siamo un popolo che spera sempre, però è una bella soddisfazione se dovesse vincere stasera col Barcellona. Sicuramente, no? Sicuramente, si aprirebbero altri scenari. Perché poi si torna con la Lazio in campionato, domenica, poi col Milan, insomma, pian pianino. Piano piano, sempre Forza Napoli. Sempre Forza Napoli. I bambini da Roma sono venuti. I bambini da Roma, guardate lì, buonasera. Buonasera. Allora, da Roma Forza Napoli? Forza Napoli. Chi è il calciatore che vi piace di più? Mertens a me perché... Ospina, perché gioca in porta. E stasera però gioca Meret. Lo so, però c'ho pure la maglia di Meret. Ma se tu sei d'accordo con mister Spalletti, che ha allenato anche la Roma, che fa giocare Meret dal primo minuto stasera? Sì, perché comunque deve dare a tutti e due spazio a tutti e due portieri, perché Meret è un portiere giovane che è promettente. Meret è un portiere giovane e promettente. Chi è il calciatore di Napoli che ti piace di più? Ospina, però fino a qualche anno fa mi piaceva Meret. Zio Dino, Ancelotti, chiedi a sto bambino, caro Leonardo, domanda, caro Leonardo, ma tu sei veramente un grande tifoso del Napoli? Domandagli così. Caro Leonardo, ma tu sei veramente un grande tifoso del Napoli? Sì. Allora, quasi tutte le partite. E da chi ha preso la passione? Lui viene da Roma, la mamma. Domanda la mamma, Katia. Questa è una storia complicata. Domanda sempre la mamma, Katia. Katia chi è? Eccola lì. Vieni qui, Katia, vieni. Mascherina però, Katia. Mettiamo la mascherina. A me mi suggeriscono al studio, quindi la passione per il Napoli da chi l'ha presa? La mamma Katia? Beh, in realtà io l'accompagno semplicemente. Io l'accompagno e sì, beh, una persona a lui cara che era del Napoli, che è del Napoli, e gli ha trasmesso questo. E poi tanti viaggi in questa bellissima città, poi si è, come dire. Diciamo gli ha trasmesso una bella passione. Sì, beh, noi ci facciamo tante trasferte, tante ne facciamo perché lui è super appassionato. Quindi. Cosa c'è qui che c'è? Facciamo vedere qua nel foglio che c'è? Il biglietto. Forza Napoli? Sì. Dillo lì, gridalo lì. Forza Napoli! Buona partita! Grazie, ciao! Zio Dino, mi riprendo la linea, c'è la pubblicità. Ci vediamo tra pochissimo, 3 minuti e torniamo. Vai. Un abbraccio. Ben ritrovati con Luna Azzurra Stadio, mancano circa 20 minuti all'inizio del match tra Napoli e Barcellona, tra poco vi riproponiamo le formazioni di ambo gli allenatori e allora tra poco torniamo anche all'esterno dell'impianto di fuorigrotta del Maradona Stadium, sempre più gremito, 42.000 presenze questa sera, stop war, il Napoli annuncia su Twitter che i giocatori delle squadre mostreranno uno striscione, a proposito di striscione c'è anche da sottolineare il fatto che i tifosi stessi, caro Michele Chianese, all'esterno dello stadio abbiano mostrato uno striscione proprio che ovviamente diceva no alla guerra. Esatto, c'era questo striscione bellissimo esposto dai tifosi del Napoli. Io sono tra i fortunati che era nel traffico ed è passato anche il pullman del Napoli incitato dai tifosi azzurri festanti e è un clima un po' surreale però perché si parla di calcio, è un impegno bellissimo e però purtroppo dobbiamo anche fare i conti con quello che sta accadendo in Ucraina. C'era una cosa che ho visto sui social tra le
tante cose brutte. C'era un aneddoto, due anni fa si è giocato Napoli-Barcellona e poi è iniziata la pandemia. L'inizio della pandemia. Esatto, oggi si gioca Napoli-Barcellona dopo due anni e c'è la guerra. Speriamo che questo Napoli-Barcellona non ci rima mai più, esatto. Però non lo so. Qualcuno ha detto a miscati in carta la prossima volta. Siodino, torniamo da te, mancano 20 minuti all'inizio del match, quanta gente deve entrare ancora? Eccomi qua, Lucio, arrivano ancora tantissimi tifosi all'esterno del Diego Armando Maradona Stadium per Napoli-Barcellona, mancano una quindicina di minuti all'inizio del fischio d'inizio della partita, tutti naturalmente positivi a questa partita, non al Covid, mi raccomando, positivi a questa partita, che Napoli possa vincere naturalmente ed passare il turno e andare ancora in una fase importante. Eccoci qua i tifosi che arrivano, che corrono, ce la facciamo? Speriamo. Green Pass, carta, dove venite voi, da Napoli? Sì, sì, sì. Tifosissimi? Sì, sì, tifosi. Come finirà? Non faccio pronostico. In fila per il Green Pass, prego, ci siamo, si corre. Buonasera. Ciao, buonasera. Prontissimo, dai una mascherina. Mascherina. Allora, siamo tutti belli, emozionati e positivi per molto, la partita? Molto carichi. Questo Barcellona lo battiamo stasera o no? Sicuramente. Vai, pronostico allora, un pronostico. 2-0 per il Napoli. 2-0, vediamo la signora cosa ci dice invece Napoli-Barcellona. No, sicuramente vincerà. Sicuramente vincerà, ma mi serve, mi dica quanto vinciamo. Ah, non lo so. Le donne portano bene, solito. Anche ad 1-0. 1-0? Sì, certo. 1-0 va bene. Bene lo stesso. 1-0 a Cazzimma, va bene. 1-0 a Cazzimma non sarebbe male. Buonasera, eccoci qua. Allora, siamo pronti? Buonasera. Sì, penso che siamo pronti, dai. Oh, dai. Siamo 1-1 lì al campo. No, quanto manca? Mancano pochi. Quanto manca? Pochissimi minuti, ragazzi, pochissimi minuti. Mettiamo mascherino. Mi hanno accerchiato. 2-1 Napoli. 2-1 Napoli, garantito. 1-1 primo tempo, 2-1 all'85esimo. Aspetta, venite qua, Facciamo fare il gol a Barcellona solo perché mi sono giocato la bolletta, gol più over, uno più gol Napoli. Quindi poi a Cazzimma vinciamo. Cioè, all'85esimo. E allora, venite qua insieme, 1-2-3, un giorno all'improvviso mi innamorai di te, il cuore mi batteva, non chiedermi perché. A bullet. Che simpatiche canaglie. Buonasera, le nostre tifose. Allora, siamo belle agguerrite stasera? Sempre. Mascherina. Da dove venite? Domodossola, fa più freddo lì o qui? Ma lì. Ma da Domodossola a Napoli a tifare la città del cuore nostra azzurra? Certo. Sì. Siete state sempre tifose del Napoli? Io sempre. Io che sono napoletano. Lei è napoletano, poi... Allora siamo tutti belli forti. Carichi. Ma conoscete la canzoncina del Napoli? Come fa? Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. La Domodossola. Il cuore mi batteva, non chiedermi perché. Di tempo ne è passato, ma sono ancora qua. E oggi come allora difendo la città. Ale. Molto più brava lei. Complimenti che da Domodossola, Lucio. Molto più brava lei. È fantastica. Buonasera, lei mi sta riprendendo. Buonasera, nome? Gianina. Quanto siamo tifosi del Napoli? Tantissimi. Nome? Pietro. Da dove venite? Napoli? Napoli. Come finirà stasera? Ma speriamo bene per Napoli, però si farà dura, speriamo bene. Lì 1-1 al Camp Nou, qui un bel 1-0, un 2-1 e si passa il turno. No, speriamo 2-1, sì. Siamo belli positivi, carichi. 4-0. 4-0, dice lui, va. E questo bellissimo fiore, come ti chiami? Vera. Dillo lì, come ti chiami? Vera. Vince in Napoli stasera? Sì. E allora forza Napoli? È la prima volta che viene allo stadio, per cui per forza deve vincere il Napoli, quindi ci farà una grande sorpresa. È bello, tutta la famiglia allo stadio. Buona partita. Grazie. Complimenti, sei il top. Grazie per i complimenti. Allora, vediamo ancora i tifosi che arrivano. Si corre, Lucio, si corre. Tra poco inizia la partita, questo cartaceo, carta cante, quindi purtroppo si fa un po' tardi. Eccoci qua. Buonasera. Salve, buonasera. Venite da dove? Da Napoli. Ma siete elegantissime. Grazie. Ma non si va al teatro stasera, allo stadio. Appunto. Guarda che outfit. Un'occasione. Come finirà? 2-1, ma insomma si va così allo stadio e bisogna... Vieni qua Raffaele, vieni qua, capito? Scappa, togli la maschera. Bene, buonasera, allora come finisce?
Come stai, zio? Lucio, questo è Raffaele Guarino, un grande, però è nell'anonimato. Come finirà? 2-1. 2-1 secco? A Cazzimma, bene, perfetto, ci siamo. Allora, eccoci qua. Come stai? Bene, tu come stai? Tutto bene, tu? Benissimo, siamo pronti, un po' positivi questa prontissimi, sera? Prontissimi. Bisogna battere il Barça questa sera e passare il turno? Battere assolutamente. Oltre gli Spalletti? Una grande prestazione. A parte perché comunque è una squadra internazionale, quindi... Assolutamente sì. Vediamo, buonasera, allo! Bravo. Sera, dimmi tutto, lì. La partita a Biggio e allora per vedere la partita Forza Napoli, Forza Napoli lì Forza Napoli, Forza Napoli, vai Forza Napoli, bene, buonasera. Allora siamo pronti? Penso di sì, è la volta buona. La mascherina dov'è? Anna, eccola lì. Allora stasera è la volta buona, bisogna dare una grande prova di squadra, no? Ma certamente stasera o la va o la spacca, diciamo. Ma meglio che la va. Ma la spacca. La spacca. Forza Napoli? Sempre. Come ti chiami? Giada. Chi è il calciatore Giada che ti piace di più nella squadra del Napoli? Osimhen. Osimhen, Victor, se segna stasera Osimhen. Magari segnasse Osimhen, voglio stasera vinciamo 2-0. La bolletta, di la verità. Bravo, stasera vinciamo. Allora. Buonasera. E ti conosco. Buonasera, sempre Forza Napoli. Forza Napoli, sempre. Sempre. Mascherine. Cos'è qui? Il biglietto per l'ingresso. Carta canta. Cardamma, allora. Originale. Bene, Lucio, mi sposto ancora qualche attimo, intanto le formazioni. Ci siamo quasi ultimi tifosi che arrivano allo stadio. Siamo pronti, emozionati per la partita? Sempre. Manca poco. Vieni qua, il tuo nome, come ti chiami? Vittorio. Vittorio, sei emozionato questa sera a vedere Napoli-Barcellona? Sì. Sì. Chi segna stasera? Osimhen. E il papà che dice? Ma no, sono lo zio. Lo zio che dice? Sempre Forza Napoli. Tu che sei tutto? Io non so nulla, è Lucio Pierri che è preparato. Lucio Fiori. Mascherina. Lucio Pierri, il nostro capitano. Allora, il naso non entra nella mascherina, Lucio. Andiamo a vedere questa partita, vediamo che succede. Con auspicio che possa essere leale, corretta, arbitro imparziale, meglio di così non si può. Forza Napoli! Che grande così. Allora, siamo pronti, manca poco, eh? Pochissimo. Ma poco, tutti poco. Concentrati. Tutti. Perché Forza stasera Napoli. Bisogna vincere, forza. Ma vinciamo, Napoli. Sicuro. Napoli-Barcellona bisogna vincere la partita. Napoli. Ma buonasera. Ciao. Ma che bel sorriso, come ti chiami? Antonio, sventoliamo la bandiera prima di entrare, dai, sventoliamo la bandiera. Forza. Napoli. Vai con la bandiera, vai, che belli. Sventoliamo la bandiera. Lucio, c'è un'atmosfera veramente fantastica qui allo stadio Diego Armando Maradona Napoli per questo ritorno di Napoli-Barcellona, partita importante, valevole per il superamento del turno. Noi siamo fiduciosi e ci crediamo. Qualche altro tifoso voglio farti sentire? Quanta gente deve entrare? Allora, Trapolino, fai un'immagine all'esterno dei tornelli. Io credo che ci siano ancora un centinaio di tifosi, però continuano ancora a scendere, caro Lucio, quindi... Come diceva il signore, il cartaceo forse dà qualche problema per verificare il Green Pass e le altre cose, perché vedi, ci sono ancora tifosi che stanno arrivando, però diciamo che sono quasi tutti entrati, quindi ne mancheranno forse un 200-300 che si accomodano per vedere questa bella partita Napoli-Barcellona. Allora, vediamo le ultime emozioni. Buonasera! Siamo carichi? Carichissimi. Siamo pronti? Prontissimi. Ho fatto un po' tardi stasera, che era il traffico. Abbiamo fermato a mangiare. Ah, siete andati a mangiare prima? Ci credo. Come finirà? Mattina. Bene, speriamo bene. Speriamo bene. Speriamo sempre bene. Siodino, sei riuscito a vedere... Dimmi, Lucio! Sei riuscito a vedere lo striscione che hanno scritto i tifosi del Napoli, il no alla guerra, che pare sia poi diventato un casus belli, nel senso che... non ha ricevuto l'autorizzazione, giusto Carlo, per poter accedere poi allo stadio? Non l'abbiamo notato, però adesso la guerra verificare. È stato rifiutato perché messaggio politico, Dino. Non l'hanno fatto entrare perché messaggio politico da parte di Fu. Però voi siete d'accordo su questa cosa, capitano? Assolutamente. Io no, ovviamente. Assolutamente no. Difendere i diritti umani è un messaggio politico.
Ma che scherziamo, ma che scherziamo. Va bene, però un messaggio... Ragazzi, il messaggio degli anni 80, quando, anni 70, quando io ero studente, era make love, not war. Fate l'amore, non fate la guerra. Esattamente. Quello è il messaggio che devo portare sempre avanti. Make love, not war. Signorino, riprendiamo la linea. Speriamo perché andiamo in pubblicità. E hai ragione, sottoscriviamo ovviamente in calce quello vai, che stai dicendo. Vai. Ci vediamo durante la partita. Guerra, un abbraccio. Guerra. No guerra, soltanto, solo e soltanto amore. Così come solo e soltanto le emozioni che solo una partita come Napoli-Barcellona possono regalarci. Siamo pronti per raccontarvi. Andiamo adesso in pubblicità, pronti poi a raccontarvi dal primo secondo di gara questo match che in un modo o nell'altro passerà alla storia. Restate con noi.